Oltre 1180 amatori hanno risposto all'appello e si sono presentati ai nastri di partenza della Gran Fondo Stelvio Santini, non edizione per l'evento che richiama a Bormio appassionati del pedale da tutta Italia e da un numero crescente di paesi esteri, 54 le nazioni rappresentate. È una grande emozione trovarci di nuovo qui allo Stelvio, siamo ripartiti, volevamo assolutamente ripartire. È stato un periodo per tutti duro e molto, molto sofferto, ma da questa primavera l'idea era comunque di ripartire. Abbiamo rimandato di qualche mese, ma non volevamo assolutamente mancare questa nona edizione della Gran Fondo. Alla partenza anche atleti come Jacopo Mosca e Letizia Paternoster del team Trek Segafredo e Giulio Molinari, triatleta professionista che ha trionfato l'Icon Livigno Extreme Triathlon e l'ex professionista Alessandro Vanotti. Atleti top naturalmente fuori classifica come dal regolamento. Enrico Zen e Martina Trevisiola hanno fatto segnare il miglior crono sommato sulle salite di Teglio, Mortirolo e Stelvio sul percorso lungo. Andrea Pontalto e Doris De Roy si sono imposti nel percorso medio. Denis Taccola e Alessandra Nazzari hanno primeggiato nel percorso corto. Io credo che la Gran Fondo Stelvio Santini sia un prodotto made in Italy, ma onestamente lo sia sempre stato. Nelle varie edizioni abbiamo sempre più aumentato la presenza di stranieri, oltre 50 nazionalità diverse, e devo dire che sia un prodotto made in Italy che piace tanto agli stranieri e tantissimo agli italiani. La fatica, la voglia di riuscire a migliorarsi ogni volta, il fatto di avere un percorso che è impegnativo ma che ti può dare una soddisfazione incredibile. La maglia come miglior scalatore del Mortirolo è andata ad Andrea Prandi. Sulla terza e ultima salita, quella mitica dello Stelvio, è stato incoronato re Denis Taccola, mentre la regina è stata Cristina Rausch. Vedo tanti ciclisti contenti, abbiamo dato anche questa volta tante emozioni. Arrivare al Passo Stelvio è sempre una grande emozione per tutti.